Porta Futuro è oggettivamente una realtà importante ed è una realtà che tocca non soltanto la Puglia, Bari, ma che tocca un po' tutto il Sud. Il tema del lavoro è il tema prossimo, anzi è sempre stato il tema attuale, lo sarà ancora di più, perché ovviamente c'è un impegno anche di risorse europee che richiedono di avere idee e progetti chiari, e qui si può fare. Il tour nel capoluogo di Deborah Serracchiani si apre dal Job Center di Porta Futuro e dal Tagliando sul reddito di cittadinanza, che chiude il braccio di ferro interno alla maggioranza, è soltanto in parte, visto che sul tavolo del Ministro dell'Economia c'è l'exit strategy per chi farà i conti con la fine di quota 100. Quello che dobbiamo fare e migliorare è la parte relativa alle politiche attive del lavoro. Questo lo faremo a livello nazionale, ma lo faremo anche con una collaborazione molto stretta con i territori, e io mi auguro, anzi sono sicura, che da Bari e dalla Puglia arriverà una proposta concreta. La capogruppo Dem alla Camera arriva dopo il gran finale della festa dell'unità del partito, chiusa dal segretario a Bologna con i capisaldi dell'autunno politico, e nel giorno del ritorno pugliese di Luigi Di Maio, non senza una provocazione alla Lega. Siamo convinti che il governo Draghi abbia e contenga molto dell'agenda del Partito Democratico sul lavoro, sui diritti sociali, sulle imprese, il lavoro che stiamo facendo sulla delocalizzazione e il lavoro che stiamo facendo sulla garanzia per l'occupabilità vanno nella giusta direzione, quindi noi siamo convinti del governo Draghi, spero che anche la Lega lo sia.